Anche vedere i daini. L'abbiamo visto noi. Però no, siamo il nostro percorso verso quella che è la parte sacra. Quindi andiamo in direzione dell'eremo. Torneremo che saremo santi, santi. Saremo dei santi. Saremo santi subito. Saremo dei santi. Allora, qui ci sono due guadini da fare. Allora, nel senso che, scusate, è un guado, ci sono dei sassi dove passare. Adesso vediamo com'è la situazione acqua, altrimenti andiamo subito sul 72. Adesso dopo valuto io. Brava. Quanto più... Anche l'ultima volta ha detto del diavolo, insomma. Questa strada ci condurrà dopo un po' di salita qui. Questa è l'eremo di Camaldoli. Ci sono due parti diverse di Camaldoli. La parte bassa, dove abbiamo parcheggiato, c'è il monastero di Camaldoli. Ecco, visto, quindi lì monastero. E, diciamo, chi decide di prendere i voti può stare in socialità. Ok, quindi sono sociali, quindi possono uscire e fare quello che fa una persona normale. Chi invece decide di stare nell'eremo decide di stare in una vita asociale. Eremita, perché l'eremita di per sé, non me lo dice, non sta con le altre persone, quindi loro vivono nelle celle. E le celle sono queste casette qua. Ogni eremita ha una cella con un giardino, dopo la vedremo. E l'unico momento in cui stanno insieme gli eremiti è quando pregano e quando mangiano. Basta. Loro hanno la clausura, quindi stanno solo dentro il recinto dell'eremo. Che poi se è vero o no, non lo so. Io non li ho mai visti, però ce ne sono 7 o 9 dentro qua. Di chi? Di eremiti. Tutti uomini, ok? Qua c'è un cancello che non possiamo entrare noi per verificare la loro presenza. Quindi noi possiamo stare fino a questo cancello che c'è qua, che qui non si vede. Una volta gli eremiti non erano così eremiti, coltivavano il bosco, tagliavano il bosco, lavoravano. Invece oggi sono più volti alla preghiera, ok? Giusto, giusto. Siccome noi dobbiamo andare verso questi eremiti, saliamo ancora un altro po' per poi vediamo tutti i nostri peccati. Oggi vedremo e poi comincio a farne delle altre per ospitare altri eremiti.
sotto esisteva già un monastero che avevano costruito intorno al 900, stiamo parlando prima del 1000, e qui c'erano più che altro faggi, perché siamo in terra di faggi qua, non di abeti bianchi. C'erano, ma erano sporadici. Cosa fanno? Cominciano a piantare gli abeti bianchi, gli eremiti. Perché? Perché il legno serviva loro per vivere. Tagliavano il legno e lo vendevano. Però per trasportarlo servivano queste strade di servizio qua che abbiamo appena fatto. Quindi coi buoi azzogati passavano da queste strade qua e portavano giù il legno. Dove? Alla segheria che è davanti all'antica farmacia dove avete parcheggiato. Lì il legno attraverso l'acqua arrivava a Poppi e poi da Poppi arrivava a Firenze. Oppure nelle altre città della Toscana. No, scusa, com'è Poppi? Poppi. Poppi, Poppi. Questi erano i buoi che usavano per portare giù la legna. Poverini, mi viene da dire. Ma proseguiamo. È un signor... Ecco, un'altra roba. Noi siamo soliti potare gli alberi. Ma gli alberi si autopotano. Come? Vedete che la parte della chioma è solo in alto? Mm-hmm, mm-hmm. Questa parte bassa, tra un po' questi rami, tenderanno a scomparire. Perché all'abete non serve avere questi rami bassi. Perché la fotosintesi la fa solo in alto, dove c'è la luce. Perché qui sotto c'è sempre, quasi sempre, ombra. Questa quindi come fa a fare la fotosintesi senza la luce? Difficile. Allora la chioma la faccio crescere in alto. E quindi i rami bassi si seccano e cadono. Come i capelli. Avanti, avanti. Mutata, Susanna. Sì. Sono un po' così lì la telecamera. Ce l'ha. Ma io mangio tanto per cambiare. Faccio due foto. Prima l'avevo meravigliato. Vieni qua! Corri, corri, che c'è le due foto! No, senza cadere! Guarda lì! Vieni, vieni! Vai! Andiamo! Se voi la toccate non è come la bete, intanto gli aghi sono leggeri e morbidi e se strofinati sanno leggermente di limone. Devi strofinarli con le mani, ma devi avere un po' di fantasia, però sanno di limone e rispetto all'abete bianco hanno questo tronco snello e molto più alto e tra l'altro sono piante non autoctone, quindi sono piante americane che non c'entrano niente con il nostro bosco. Perché diciamo che è vivo? Perché a parte che l'ho visto con le foglie, ci sono le foglie in basso, ma soprattutto la parte alta è quella che produce ancora, vedi che c'ha le foglie lassù, sì. Mentre la parte più bassa probabilmente come se fosse un albero nell'albero, perché questa parte qui è quella più vecchia e poi si è formata la seconda parte. Questo può avere anche 400-500 anni, è difficile datarlo. E esatto, tagliare. Lo faccio fare a nuoto il quadro, eh. E là ce ne sono degli altri esemplari secondo me ancora più grossi, tipo quello lì, quello è morto. Aveva una bella base, molto più grande di questa. Qua sopra ce ne sono altri cieli. Proprio, però con meno esemplari perché rispetto al passato. Fa venire a raccogliere, a propagare. No, qui non si raccoglie niente. No,
perché fa pochi frutti. Ah, fagli neanche sopra, niente, neanche sopra. Ma poca roba. Questo è il parco. Ma era famoso per le castagne, però. Ah, per me sì, dall'altra parte si era accorto. Sì, dall'altra parte sì. Tipo nel castagnetto sotto dove c'è il canto. Non so se è la vigna di Eurasia. Che è completamente diversa da quella che avete fatto. Vabbè, ma questo non è classificato. Io ho fatto la foto. Vuoi fare la foto a quella quina lì? Certo che sì, ero Mauri. Mauri, è lì. Sto qua. Dove sei? Io abbiamo fatto quest'estate la foto finissima. Da dove te, no, te sei l'era andata a cercare il video per vedere. Scusa, eh. No, ma tanto vado a cercare io, mi perdo, quindi questo è un castagno che nella parte centrale ha un foro alto circa una decina di metri, ma la linfa passa tutta attorno, quindi è vivo e vegeto. È vivo e vegeto. E si chiama Miraglia perché il ministro dell'agricoltura fine 800 aveva una moglie. Aveva una moglie e lui si chiama Miraglia di cognome. La moglie no, non mi ricordo, però la chiama Miraglia anche lei, e veniva spesso qui a Lezzer, dove c'è quel foro, lei si metteva con una sedia a Lezzer. Ecco, e lei sta, oppure a cucire così, quindi in, diciamo per lei l'hanno chiamato Miraglia. Poi gliel'hanno impedito, gli hanno fatto e poi hanno fatto la staccionata perché hanno visto che col calpestio l'albero è effettivamente così. Però una foto qua la faccio sempre. Allora facciamo una foto di gruppo. Secoli, quindi vai. Foto di gruppo. Devi stare però più vicini vicini. Vicini, vicini, vicini. Ci siete? Dai, vai. Io vicino a Mauri in squat. 3, 2, 1. Grazie. Grazie mille! Ma io dove devo mettere le bacchette? Sì, la bella terra! Ah. Grazie mille! Come è quattro? Noi oggi non anche noi tranquilli! Buon procedimento! Grazie.
Dove? Mauri, non fare il furbo, andiamo. Non si fa così! Vai, vai nella roccia grande, qua! Punti bastoni, perfetto! Mettelo! Di preciso, mettelo in questa diretta di qua! Alberoni. Vieni. Buco nel mezzo, sì. E quello l'ha fatto un animale, forse una lumaca, o forse un altro animale che se lo voleva mangiare. Poi è morta. No. Allora, la manita muscaria è tossica ma non velenosa.
È ovvio che se io me ne mangio tre, può essere che... Sfiamma, dai! Sto bene. È un po' allucinogena. Però è allucinogena. Ostia. Quindi Maya se la mangiavano per farsi viaggi mentali. Davvero? Allora la piglio, Cri. È stato un po' di neve, dai. È lo stesso. Ma dopo col vento. Era chiuso? Non lo so. Allora lascia così. Fino a un anno fa si giocava.
sono passata? Mi ha filmato Mauri. Passate dove passo io, non di là, perché di là c'è un gran fango, mi sono impagliata tutta. Fate il percorso che faccio io. Va bene. Perché lì mi sono affondata nel fango, sono tornata a casa con così di acqua nelle scarpe. Voi volete tornare? Non penso che sia qua. Ah, sono andata qua. Qua per mettere i piedi, tutto... Guarda qua che c'è il mollacqua. Poi qua diceva la tribù, adesso ormai via. Ole! Nessuno è andato fatto dentro l'acqua. Nessuno ha messo il piede dentro. Peccato. Io che l'ho messo. Bravo. Ah, come freddina. Freddina. L'ho tutta nei piedi.
pensare a un anfratto, una grotta, cioè una casa con delle stanze molto semplici, quindi quando entrate dentro vedrete dove lui dormiva e dove lui prendeva da mangiare. Dove prendeva da mangiare qua. Perché non potevano avere contatti con l'esterno. Okay. Quindi avevano il forno dove prendevano il cibo e poi si vede dove scrivevano, uno scrittoio, e qui l'orto. Quindi non c'erano le rose, ma c'era quello che lui mangiava. Quello che serviva per mangiare. Esatto. Potete entrare, spero che ci stiate tutti perché non è grande. E poi partiamo! Andiamo. C'erano le talpe lì comunque, ma avete pestato tutti i robi delle talpe. Vabbè, la talpa.
altro, eh? Lui, 84, eravamo, e noi siamo 6 di lui.